Ciao ragazzi, oggi di cosa parliamo? Parliamo di uno degli argomenti a quanto pare più interessanti in questo periodo, ovvero di intelligenza artificiale unita all'HTML, alla programmazione, alla formattazione web. Perché proprio questo argomento? Perché guardando all'interno delle statistiche del canale ho visto che uno dei video più visti in questo ultimo periodo è proprio quello che avevamo fatto legato all'intelligenza artificiale e grazie a come a ChatGPT è possibile creare un sito internet. Allora, ovviamente, per portare contenuti sempre più interessanti e in linea con l'interesse delle persone che seguono il mio canale, ho voluto appunto andare avanti in questa direzione. Quindi cosa facciamo oggi? Andiamo ancora a scoprire ChatGPT e chiediamo a lui di fare ogni singola cosa che ci porterà a creare il risultato che vediamo appunto in questo momento. Quindi un piccolo sito, o meglio una piccola paginetta web, interamente fatta da ChatGPT, funzionante, responsive, insomma molto carina. È comunque un esempio, quindi è un inizio, però ci fa capire la grande potenzialità che in questo momento l'intelligenza artificiale può avere nel nostro lavoro, soprattutto a supporto del nostro lavoro. Quindi non dilunghiamoci troppo, entriamo nel vivo di questo video. Partirci quindi con ChatGPT. In uno scorso video abbiamo già parlato e affrontato questo argomento unito ovviamente al discorso di sviluppo siti web, quindi alla formattazione HTML e alla programmazione PHP. Cosa facciamo? Continuiamo. Allora, raggiungiamo subito ChatGPT, che se non conoscessi non dovrei fare altro che andare su Google, digitare ChatGPT, andiamo magari in anonimo, ChatGPT, cos'è? È un'intelligenza artificiale fornita da OpenAI che consente di andare a elaborare testi, però non parleremo di questo perché abbiamo già fatto un video dedicato, ti lascio il link, vattelo a vedere in maniera da avere una formazione un pochino più generale. In questo video cosa faremo? Quindi se non ti fossi registrato, registrati, dopodiché effettua il login e arrivi a questa situazione. Insomma, in questo video cosa vedremo? Vedremo come andare a sviluppare un sito internet, andare avanti con questo sviluppo. Cercando un po' di sfruttare le potenzialità di ChatGPT. Le proviamo un momento insieme, quindi capiamo quali sono un po' anche i suoi limiti e cerchiamo di fare un qualcosa di un pochino carino. Allora, partiamo. Cosa facciamo? Per prima cosa, ovviamente, diciamogli crea una struttura HTML e CSS base per un sito web. Vediamo. Risponde. Perfetto, eccolo qua. Questa qui è una bella struttura base. Cosa facciamo? Non facciamo nient'altro che copiare il codice. Andiamo all'interno del code editor che preferiamo. Io sto utilizzando Visual Studio Code, del quale ci ho già fatto anche dei video. È molto carino, molto comodo. Creo un nuovo file e lo salvo. Creiamo ovviamente un file di tipo HTML, perfetto. E cosa facciamo? Incolliamo il nostro bellissimo codice e salviamo. Una volta installato, o meglio, una volta salvato, carico il mio sito online e ecco qua che ho una struttura, diciamo, base di partenza. Ora, in questo momento, ovviamente, non c'è dentro niente. Potremmo ovviamente partire da qui e andare a dire, non so, delle regole come ad esempio il body non deve avere margini e non deve avere padding, ok? Quindi così facendo vado a toglierlo. Ma in questo caso io sto interagendo direttamente col codice. Se invece volessi far tutto a ChatGPT, proviamo a cancellare questa cosa qua e vediamo se riusciamo a farglielo capire. Torniamo sul nostro editor ChatGPT e diciamo grazie, che ringraziare fa sempre bene. Toglimi però i bordi al body, vediamo se lo capisce. I margini e i padding al body, vediamo se lo capisce. Certamente, ecco la struttura. Lui qua riscrive tutto. Infatti, è questa prima parte qua. Riscrive tutto quanto. Ok, diciamogli no, stop. Ok, ma dammi solo la regola CSS interessata. Vediamo se lo capisce. Perfetto, body, ta, 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 ta. Puoi aggiungere questa regola. La aggiungiamo qua sotto. Ok, è un duplicato, lo so, non è molto pulita questa cosa perché la cosa carina sarebbe solo prendere queste e metterle qua. Però vabbè, lui nel mentre ce l'ha fatta e vediamo ricaricando. Eccolo qua, me li toglie, ottimo.
Poi cosa facciamo? Diciamogli, perfetto. Ora aggiungi un logo e ora aggiungi un logo. Vabbè, si faccia così. Ed un menu responsive, tiriamolo matto, al sito, alla pagina creata. Vediamo come dice, come puoi aggiungere il logo, perfetto, mi dice, non mi ridà tutto il codice, bene, grazie, perché sennò diventeremo matti, mi dice, guarda che puoi aggiungere il codice HTML per il logo e il menu all'interno della sezione header, la sezione header è questa, bene, quindi duplichiamolo, ovviamente lui in questo caso mi ridà ancora header, bene, allora io faccio così, tac, incollo l'header qua, e aggiungiamo le regole per posizionare il logo, il menu e l'icona del menu. Ok, quindi questo qua le copiamo e le inseriamo nel nostro style. Perfetto. Poi scendiamo e diciamo aggiungi JavaScript per rendere il menu reattivo. Apri e chiudi quando l'icona del menu viene cliccata. Bah, vabbè, mettiamo anche questo. Questo qui lo mettiamo qua, sempre nel head. E però questo qui è JavaScript. Vediamo, dovrebbe bastare o mi serve jQuery? Dovrebbe servire jQuery, vediamo però cosa fa. Ok, lui qua ha un logo e sta provando a fare cose. Non è che abbia... Ah, ok, eccolo qua però il nostro bel menu. C'è qualcosa che non mi quadra, vediamo cos'è, ispeziona. Allora, container, anzi, header. Non ce la fa qua a calcolare l'altezza, per me qua va un po' in pappa. Va un po' in pappa. Vabbè, diamogli un aiutino. Queste due div hanno probabilmente un'altezza, ma lui qua le head non riesce a chiudere, nel senso che dovrebbe essere alto, no? Questo dovrebbe avere, non so, una, dovrebbe essere tipo così, ok? Però dovrebbe essere in maniera naturale così. Perciò cosa faccio? Io dopo questi due elementi che fanno, diciamo, un float, vanno a floatare, vado a mettere un div con uno style clear. Che pulisce. Così facendo dovremmo risolverla. Ricarico. E infatti l'abbiamo risolta. Perfetto. Quindi in questo caso abbiamo anche il menu. Ora non so se questa roba qui è già responsive o cosa. In realtà no. Infatti non mi tornava di funzionare, di finire sta cosa. Però intanto lui mi fa sparire il... Ah no, però eccolo qua. Qua abbiamo un loghettino. Non funziona perché probabilmente non c'è attaccata nessuna libreria. Però lui qua cosa fa? Va praticamente a dirmi display block, ok, questo qua è menu icon. Menu icon, allora facciamo così. Questo qui, mettiamolo qua. Ok, eccolo qua, infatti questo qua c'è. Ora, diciamogli, vediamo se ce la fa da solo, Il codice JavaScript non funziona. Ma se ce la fa. Questa versione del codice deve funzionare. Verifica che il tuo HTML includa questa modifica per il selettore menu icon. Vediamo se ce la fa. Per me è la stessa roba. Boh, forse no. Vediamo. Ricarichiamo. Infatti non va una beata mazza. A chiedergli, ma non è che devo inserire jQuery o altre librerie per far funzionare questo ultimo codice? Mi scuso per la confusione. In effetti, l'approccio che ho fornito richiede solo JavaScript puro e non richiede. Ok, allora facciamo così. Lui qua me lo sta ricreando in jQuery. Quindi se preferisci utilizzare una versione più semplificata, puoi farlo con jQuery. Perciò questa roba qua la andiamo a cancellare. Copiamo jQuery, che dovrebbe andare, e copiamo questo. Ora, vediamo cosa succede se vado sul sito. Ricarico. Eccolo qua, infatti, che funziona il nostro menu. E vai, bravo, bravo ChatGPT. Ottimo, ben fatto. Logo del sito, non c'è un'immagine, però... Diciamogli perfetto, ben fatto, dai, diamogli una soddisfazione.
Ora, continuiamo a lavorare. Puoi creare un logo da aggiungere al sito. Lui non può creare immagini, ok? Però magari tuttavia posso indicarti, infatti, alcuni software. Vabbè, allora facciamo. Non me ne frega. Logo, sappiamo che dobbiamo mettere il logo. Io faccio così, dai. Scrivo dentro logo, così che qua abbiamo il nostro logo. In questo momento fa cagare, ma fa niente. Sappiamo che qui possiamo metterci l'immaginetta col logo. Ora cosa facciamo? Crea una galleria slider da inserire nel sito usando jQuery e la libreria All Carousel. Chissà se la conosce, All Carousel è questa bellissima libreria del quale ci abbiamo fatto anche un video. È molto comodo per fare degli slider, ad esempio questi. E vabbè, è comodo. Vediamo se funziona. Vediamo, sì. Ecco come puoi creare una libreria. Assicurati di includere jQuery e la libreria All Carousel. Dovrebbe farmene tra l'altro in CDN, quindi dovrebbe esserci tutto, sì. Tra l'altro, qua mi dà ancora una volta jQuery, quindi io lo sovrascrivo. Poi aggiungiamo questi elementi e li aggiungiamo ovviamente qua, prima del content. Così qua abbiamo la galleria, qua il menu e qua il content. E poi inizializziamo con jQuery. Quindi, ok, qua ovviamente c'è immagine 1, immagine 2, immagine 3, quindi secondo me non funzionerà nulla. Però intanto, cioè non funziona, funziona ma non si vede perché non ci sono le immagini. Quindi vai, facciamo un bel lavoro, andiamo su Pixabay. Beh, questo lavoro qua facciamolo noi perché c'è il GPT, non può far tutto. Mettiamo un'immagine di, non lo so, di Luna. E facciamo, no, beh, magari la zia no, però mettiamo tipo questa, anzi, sì, vai questa, ok, aspetta che ingrandiamo, Madonna, il mouse scarico, faccela, va bene questa, ok, e ne prendiamo un'altra, ne prendiamo. E non sarà uguale come dimensione, però vabbè, possiamo usare un barbatrucco. Quindi scarichiamo le due immagini, perfetto. Facciamo una cartellina dove carichiamo le nostre immagini, ok? Dove ne prendiamo una e due, le mettiamo qua, perfetto. Quindi la salviamo l'una 1 e l'una 2, perfetto. E cosa facciamo? Torniamo. Ah, aspetta, però ecco, riapriamo il nostro bel file, perfetto. Torniamo qua e diciamo bene, bene, bene. Allora, l'immagine deve essere. Vabbè, togliamo la carta dell'immagine, chi se ne frega. Quindi l'immagine deve essere l'una 1 e l'una 2. E qua già dovrebbe funzionare. Vabbè, sì, devo ovviamente ricaricare il file, riaprirlo. E infatti abbiamo l'1, 1, 1, 2. Ora fanno un po' schifo, ma è normale. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare un po' un barbatrucco. Ovvero, facciamo che, vabbè, magari proviamo ancora con ChatGPT. Diciamo che, ok, perfetto. Cambia le IMG all'interno. Degli elementi item con dei div e un background image grazie al quale non so se la farà mai, sono un po' contorto, richiamare le immagini, non so se ce la. Però vedi, mi dice, puoi modificarlo, però attenzione, ce la sta facendo. È proprio questo quello che voglio fare. Quindi io, cane, un idolo. Facciamo così. Ecco, però, sì, All Carousel.
In questo caso io gli dico moon e moon 2. Ok, ora ottimo. Crea anche le regole CSS per centrare le immagini, poi non ripeterle e non ripeterle e come si chiama background position e in position cover, tipo una roba del genere. Vediamo se ce la fa. Background size cover è un idolo già GPT, quindi andiamo qua e gli diciamo tac. Inoltre, vabbè dai, questo la facciamo alla mano. Grandezza 100%, altezza 500. Olè, guarda che bel risultato. E qua abbiamo una galleria. Ora se io in questo caso, va bene, ho il trucco, gli dico 1 1. La facciamo al 100%, guarda che bella. E anche qua abbiamo uno slider. Va bene, volendo potremmo mettere le freccettine davanti e indietro, però vabbè, in questo caso qua cioè non tiriamo troppo secco, però magari chiediamogli aggiungi la proprietà autoplay, cioè io voglio che le vada da sola, autoplay alla galleria, allo slider. Ok, in questo caso barabarabarabara, autoplay true, mi basta aggiungere, va bene, va bene, va bene. Aggiungiamo questo qua, autoplay true. Poi volendo si può andare a mettere anche la durata, ma in questo caso chi se ne frega, mi interessa che l'autoplay sia true e quindi vediamo se ce la fa. Autoplay true, ok, funziona in automatico, bene, perfetto, e fin qua ci siamo arrivati. Qua abbiamo il conto, ah, tra l'altro vedi che sono qua le freccette, maledetto, non mi piacciono, quindi nav false, e dovrebbero scappare, perfetto. Ora, a me non piace tanto questa struttura, è un po', cioè, vecchia questo content in mezzo, quindi facciamo così, modifica il content, certo, capirai, container, div principale, facciamo così, facciamo una bella roba, prendiamo questa cosina qui, modifica il div container, che però in realtà non è questo che voglio fargli modificare, ma vabbè, facciamo modifica le caratteristiche di questo elemento e ti dico essere questo impostando la sua grandezza al 100% rimuovendo le ombre e basta, vediamo se ce la fa. Ok, per modificare l'elemento ti basta modificare questa roba qua. Beh, bravo, è bravo. Andiamo nello style, aggiungiamo una regola, ricarichiamo. Sì, però non è che me l'abbia proprio modificato 100%. Perché? Perché ci sarà qualcosa che lo trattiene? Ah, perché c'è un max width. Vabbè, allora togliamo il max width, che sinceramente rompe un po' le balle, quindi via. E perfetto. Eccolo qua, al 100%. Qui c'è un leggero margine che non so da cosa è dovuto, ma facciamo prima toglierlo anche questo a mano. Ah, vedi c'è questo all dots che rompe le balle. E vabbè, facciamo la mano. Quindi display. E qua ci siamo, bello lui. Ora cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere, non so, altri elementi qua sotto. Quindi facciamo crea una griglia di
divisa, anzi alternata, con immagine e testo. CSS alternata con immagine e testo. Voglio fare una sorta di scacchiera, quindi vediamo se ce la fa a crearmi questa cosa. Lui va bene, ricrea tutto nuovamente, lasciamoglielo fare e vediamo cosa riesce a creare. Testo relativo, immagine, testo relativo, immagine, ok. Vediamo allora. Innanzitutto mi copio solo, vabbè, prendiamo questo codice senza chiederglielo perché tanto diciamo che è scontato. E lo mettiamo sotto il container, perfetto. E poi prendiamo il codice style di questo, della griglia, perché tanto il body già ce l'abbiamo, e lo mettiamo nello style. Così, bello disordinato. E voilà. Ok, sì, più o meno. Ora, anche in questo caso, voglio, ovviamente devo mettere delle immagini. Prendiamo ancora, ad esempio, l'immagine Moon 1, Moon 2 e ancora Moon 1. Ok. Perfetto. Ora, imposta l'immagine a fianco del testo. Float, bla bla bla. Qui guarda, scrive tutto. Luca mi dice però che per imposizionare l'immagine può utilizzare l'attributo float. E infatti dovrebbe essere quello che per evitare float collapsing. E vabbè, io nel dubbio ricam, cioè butto dentro ancora tutta questa cosa e cancello le regole di prima. Stiamo andando un po' sul complicato, però secondo me ce la facciamo. Quindi griglia, andiamo qua e mettiamo la griglia. Ovviamente qua rimetto moon. Eccolo qua, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vabbè, insomma, anche qui pian pianino me lo sta sistemando. Poi anche in questo caso il grid evito di chiederglielo a lui perché tanto mi direbbe ancora di cancellare questo. Oppure lasciamolo e diciamo 100%, che forse risolviamo tutto. Ok, e ce l'abbiamo. Cancelliamo il box. E abbiamo la nostra griglia immagine testo, ovviamente in questo momento fa un po' schifo, ma noi qui possiamo andare a mettere al posto di questo testo un lorem ipsum, bellissimo, ok, e andare a dare un pochino più diciamo di testo. Ovviamente in questo momento è brutto, però comunque si sta riuscendo a creare questa griglia. Ora con CSS posso andare avanti ed elaborare tutta questa parte. Infine creiamo un footer, quindi crea un footer bello e professionale. Vediamo se ce la fa e cosa crea. Sto andando un po' in crisi. Un esempio di footer. Vabbè, poi la roba la mette dentro. Vediamo, vediamo. Ok. Puoi personalizzarlo, bla bla bla. Va bene. Io qui copio il footer e copio il copyright, quindi questo qua lo modifico. E modifico, o meglio, incollo anche lo stile all'interno del mio stile. Ok. Eccolo qua. Fa un po' schifino. Vorrei che si mettessero allineati e facciamo così. Allinea gli elementi footer content.
uno accanto all'altro. Adesso mi dici che puoi usare la regola float, va bene, o il line block, benissimo, però fammelo tu perché io non so come si faccia e non c'ho voglia. Ok, perfetto. Copiamo lo style, che tanto è quello che mi serve, e lo risovrascriviamo. Sì, è un po' macchinosa questa cosa, dopo tutto non è proprio il massimo del lavorare, però intanto lui me li sta copiando, tant'è che io anche questi qui, che sono i link A, sono A questo, vediamo, no, sono lì, potrei dirgli di andare a capo a tutte queste, quindi facciamo così, manda a capo le liste lì. Così che almeno anche lui gli mette una proprietà CSS ancora che vanno a capo con un bel display block. Poi lui riscrive sempre tutto, però prendiamo solamente quello dove mi indica, vediamo se ce la fa, qua, infatti, mandare a capo tutti gli elementi. E questo qui addirittura è un margin bottom. Ok, quindi spazio tra gli elementi. Quindi andiamo in... Ah no, non c'era la regola, vabbè, la creiamo. E la mettiamo qua. Ok. Perfetto. Sono proprio a capo, però perché non sono proprio a capo? Footer lì. Dovrebbero andare a capo. Display block. Come mai non ci vanno? Ah no, ok, perché sono delle A. Chissà perché ho visto quelle lì prima. Sono delle A. Vabbè, meglio, mettiamo le A. E lui van, e loro vanno tutte a capo, perfetto. Qui là ci sono le icone dei social, ovviamente dovrei andare a aggiungere le iconcine qui dentro, ma vabbè, te lo lascio fare a te con tutta la calma del mondo. Bene, spero ti sia piaciuto questo video. Abbiamo testato ancora una volta ChatGPT per capire la potenzialità di questo software, di questa intelligenza artificiale, e grazie alla quale appunto abbiamo in questo caso un supporto lavorativo assurdo. Se ti è piaciuto questo video fammelo sapere, lasciami un bel like per supportare il canale e niente, se ti è piaciuto il video andremo avanti a farne altri di questo tipo. Grazie ancora per essere arrivato fino alla fine di questo video. Alla prossima!